Io vorrei togliervi subito un'illusione. I siciliani siamo tutti in partenza mafiosi. Lo ripeto ancora una volta, Giuseppe Fava, detto Pippo, è uno che dice la verità. Bella verità. Quelli si spaventano di una cosa sola, della verità. E la verità è rivoluzionaria. Proprio bella, anche un pochettino pericolosa. I siciliani perché? Di Pippo Fava. Ragazzi, lei è Caroline, una nostra collega tedesca. Viene da Roma e dice che scriverà un articolo su di noi. Era il nostro attimo fuggente. Era il momento in cui tu percepisci di avere un'occasione da ventenne e te la giochi. Senti, c'è una cosa che Francesco Rosi, le mani sulla città, di più. Avete sentito? Mi ha chiamato per nome. Quello sa come mi chiama. Vabbè, non t'agitare. L'avrà letto sul giornale. Ma perché, scusa, è il giornale che c'è la mia fotografia? Pure tu hai sempre la sensazione che sta per succedere qualche cosa, che c'è sempre un pericolo. Una vicenda che cominciava a assumere contorni foschi, dove non capii più quale fosse la linea di demarcazione, la frontiera che separava l'amico dal nemico. Qua nessuno è innocente. Io ho visto molti funerali di Stato. Io dico una cosa della quale io solo sono convinto che può anche quindi non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. Questi se la segnano, ce la faranno pagare.